All'insegna dell'equilibrio il confronto tra i polacchi dello Stalmielec, penultimi in classifica nel loro campionato, e il Lokeren belga, squadra che occupa attualmente il secondo posto nella classifica del campionato belga. Si parla naturalmente di prime indicazioni di campionato. Vanno in vantaggio i belgi nel secondo tempo con questo diagonale al 25esimo di Van der Gabe, che porta appunto in vantaggio la formazione dell'Lokeren. 1-0 per i russi dell'Lokeren al 25esimo minuto. Ovviamente pressione, come è costante e normale abitudine delle formazioni che si trovano in svantaggio, pesa molto un gol subito in casa. E solo al 40esimo comunque riescono a trovare il pareggio i polacchi ad opera di Buda, per un 1-1 che comunque, visto anche il diverso calibro delle due squadre, sembra favorire nettamente il Lokeren, salvo sorprese di qui a 15 giorni. Ecco intanto che vedete una fase della pressione appunto che impegna il portiere dell'Lokeren da parte della formazione polacca, che riuscirà a pareggiare, si è detto, soltanto a 5 minuti dalla fine per merito di Buda. Ecco ancora azioni che partono dalla difesa. Vengono avanti i polacchi con azioni insistite, piuttosto elaborate e larghe sulle fasce laterali, nel tentativo di indurre i belgi a scoprirsi. La formazione belga, come un po' tutte le squadre, come pure la nazionale belga, giocano in maniera tale da imporre un notevole controllo, ma vedete che Buda trova un po' questo tiro, bello ma forse fortunato.